Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo il Signore. E affidiamo al Signore tutte le nostre necessità, per il Signore le accolga, accolga anche i nostri sacrifici, per chi ha fatto anche qualche motivo di penitenza, di digiuno quest'oggi, accolga tutto. Padre Santo e Misericordioso, infondi la Tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla Tua parola di vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: torna Israele al Signore tuo Dio, perché ha inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene. Non offerte di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te e l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalle loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempreverde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta, hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Io sono il Signore Dio tuo, ascolta la mia voce. Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, contro di te voglio testimoniare, Israele, se tu mi ascoltassi. Io sono il Signore tuo Dio,
mia voce. Non ci sia in mezzo a te un Dio straniero, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io, il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore, tuo Dio, ascolta la mia voce. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiori di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia. Io sono il Signore, tuo Dio, ascolta la mia voce. Canto al Vangelo. Si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come te stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Lode a te. Lode a te. Che vorrei evidenziare in questo momento di meditazione della parola di Dio. Ci diceva il profeta attraverso il profeta Osea: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene. Non ci salverà Assur, non cavalcheremo più cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani. Ecco, come non vedere in queste parole un ulteriore messaggio che Dio ci dà affinché rettifichiamo il nostro modo di impostare la vita, di impostare la società, di impostare la cultura. Una società, una cultura, una vita che ha fatto, come più volte la Madonna ci dice, ha fatto la grande apostasia, la grande sostituzione. Al posto di Dio ha messo l'uomo e ha detto
alla propria opera, alle proprie potenzialità, tu sei il mio Dio. È quello che il profeta diceva, o meglio Dio diceva attraverso il profeta. Gli dice: togli queste cose, non chiamare più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché l'opera delle nostre mani, e qui il ritornello si ripete, si dimostra fragile. Prezioso l'opera della nostra, ma fragile senza Dio, se cancelliamo, se annulliamo Dio, se lo togliamo di mezzo. E l'esperienza che stiamo vivendo in questi giorni è più che mai eloquente proprio in questo. E allora ecco la correzione da fare, e il comandamento di Dio, o meglio ciò che emerge dal comandamento di Dio: ritornare ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta l'intelligenza, ritornare ad amarlo, non semplicemente, diciamo così, a crederlo, ad amarlo. E questo amore si esprime con la fede, si esprime con l'invocazione, si esprime con la preghiera, si esprime con il rito. Ritornare ad amare Dio, e di conseguenza anche l'uomo, o possiamo dire l'opera di Dio, l'uomo, ad amare Dio e in lui l'uomo. Ecco che sia questo quello che di nuovo riprendiamo come consegna che la parola di Dio ci fa in questo tempo di prova, e affinché questa conversione possa toccare il più possibile noi stessi dal profondo, ma poi interessare e riguardare tutta l'umanità, presentiamo a Dio le nostre invocazioni. Prima di presentare la nostra offerta all'altare, chiediamo al Signore di aiutarci a vivere in pienezza la nostra fede, dicendo: insegnaci ad amare, o Signore. Insegnaci ad amare, o Signore. Quando la tua Chiesa si lascia vincere da logiche mondane, quando i tuoi figli si allontanano da te, insegnaci ad amare, o Signore. Quando i popoli risolvono i conflitti con la violenza e la forza, quando i governanti non cercano il bene comune, preghiamo: insegnaci ad amare, o Signore. Quando non mettiamo te al di sopra di ogni cosa, quando la nostra vita è attratta da tanti idoli, preghiamo: insegnaci ad amare, o Signore. Quando non amiamo il nostro fratello, quando non sappiamo perdonare il nostro fratello e non mettiamo in pratica i tuoi comandamenti, preghiamo: insegnaci ad amare, o Signore. O Dio grande e misericordioso, che ci hai indicato la strada del regno nell'amore verso di te e verso il prossimo, purifica il nostro cuore da ogni iniquità, perché possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio con frutti di vita eterna. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen.
sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito e accolto da Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda con benevolenza, Signore, questi doni che ti presentiamo, perché siano a te graditi e diventino per noi sorgente di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta innalzare un inno a te, Padre Onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri. A imitazione di Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore. E allora noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
scena allo stesso modo, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, Gesù prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della sua venuta. Celebrando il memoriale della nostra della morte e risurrezione del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda, o Padre, questa tua famiglia che ricongiunge a te nell'unico sacrificio del tuo Cristo, e donaci la forza dello Spirito Santo perché, vinta ogni divisione e discordia, siamo riuniti in un solo corpo. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Giuseppe. Aiutaci a costruire insieme il tuo regno, fino al giorno in cui verremo davanti a te nella tua casa, santi tra i santi, con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che raccomandiamo la tua misericordia. Allora, nella creazione nuova, finalmente liberata dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo l'inno di ringraziamento che sale a te attraverso il tuo Cristo, vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora, guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace al nostro mondo, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre più liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia con tutti voi e con il tuo spirito, e che sia nelle vostre case, nei vostri cuori.
noi che siamo stati invitati al banchetto del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Possiamo ottenere pienamente la redenzione alla quale abbiamo partecipato in questi santi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora, come consuetudine, sarà esposto Gesù Eucaristia per l'adorazione eucaristica fino alle 8, subito dopo qualche momento di adorazione personale, accompagnati dal canto, inizierà la Via Crucis.
In ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sostiamo qualche attimo in adorazione davanti al Signore e poi inizieremo la nostra Via Crucis.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedetto il Padre che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio perché il mondo abbia la vita. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto il Figlio che per noi si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto lo Spirito Santo, effuso sulla Chiesa dal Cristo morente. Benedetto nei secoli il Signore. Carissimi, i Vangeli, raccontandoci la passione di Gesù, ci invitano a percorrere con Cristo il cammino della croce che conduce alla gloria della risurrezione. Ci vogliamo mettere in questo primo esercizio alla scuola di San Luigi di Montfort, chiamato profeta della croce, perché ha vissuto predicando, cantando il mistero della croce. Ascolteremo alcuni brani di una lettera da lui indirizzata a un gruppo di laici, denominati Amici della Croce. La croce gloriosa di Cristo illumini di speranza il nostro cammino. Preghiamo. Ascolto, Padre, il grido del tuo Figlio, che per stabilire la nuova ed eterna alleanza si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Fa che nelle prove della vita partecipiamo intimamente alla sua passione redentrice, per avere la fecondità del seme che muore ed essere accolti come tua messe nel regno dei cieli, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo aver fatto flagellare Gesù, Pilato lo consegnò perché fosse crocifisso. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Montfort. Amico della croce è colui che sceglie Dio, che Dio sceglie perché sia un uomo tutto di Dio, con una vita e una luce di fede pura e un amore ardente per la croce. Amico della croce è l'uomo santo e distaccato da ogni cosa terrena. Il suo cuore si innalza al di sopra di quanto è caduto, è destinato a perire. La sua patria è nei cieli. Vive qua giù come straniero e pellegrino, senza lasciarsi affascinare dalle cose del mondo che osserva dall'alto con sguardo distaccato. Amico della croce è la nobile conquista di Gesù Cristo crocifisso sul Calvario, in unione con la sua Santa Madre. Infine, amico della croce è colui che porta veramente il Cristo, o meglio, è un altro Gesù Cristo, e quindi non può ripetere in verità: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Preghiamo insieme. Signore pietà. Signore pietà. Figlio dell'uomo, che sulla croce sei la speranza oltre ogni speranza. Signore pietà. Figlio dell'uomo, che sulla croce ti sei abbandonato totalmente alla volontà del Padre. Signore pietà. Figlio dell'uomo, donaci di comprendere l'intensità del tuo amore manifestato nell'ora della croce. Signore pietà. Thank you.
Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il Golgota. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Montfort. Gesù rivolge il suo sguardo e la sua parola a ciascuno di voi singolarmente. Vi dice: ecco, quasi tutti mi lasciano solo sulla via regale della croce. Nella loro cecità, gli idolatri si beffano della mia croce come di una pazzia. Gli ebrei ostinati ne fanno un motivo di scandalo, come si trattasse di una cosa orrenda. Gli eretici la spezzano e la abbattono come cosa spregevole. Forse anche voi volete andarvene? Volete anche voi abbandonarmi fuggendo la mia croce? Volete anche voi disprezzare la povertà della mia croce? Volete evitare il dolore della mia croce e odiare l'umiliazione della mia croce? Io ho molti falsi amici. Proclamano di volermi bene, ma in realtà mi hanno in odio, perché non amano la mia croce. Tanti sono amici della mia tavola, pochissimi lo sono della mia croce. In risposta a questo amoroso richiamo, guardiamo più in alto. Teniamo fisso lo sguardo soltanto su Gesù crocifisso, autore e perfezionatore della nostra fede. Meditiamo attentamente queste meravigliose parole del nostro caro Maestro, che racchiudono tutta la perfezione della vita cristiana. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Preghiamo. Intercedi per noi, o Maria. Intercedi per noi, o Maria. Maria, donna del sì senza riserve. Intercedi per noi, o Maria. Donna forte nel dolore. Intercedi per noi, o Maria. Donna nuova e maestra di vita. Intercedi per noi, o Maria. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Libro dei Salmi. Preservami, Signore, da chi trama per farmi cadere. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Montfort. Gesù dice: se qualcuno, non dice se alcuni, per indicare il piccolo numero degli eletti che vogliono divenire conformi a Gesù Cristo crocifisso portando la propria croce.
se qualcuno vuole, cioè se qualcuno ha la volontà sincera, una volontà totale, mossa dalla grazia vittoriosa dello Spirito Santo. La conoscenza vitale del mistero della croce è data soltanto a pochi. Chi vuol salire sul Calvario e lasciarsi inchiodare sulla croce con Gesù è un uomo elevato verso Dio, è deciso a lasciare tutto, a tutto intraprendere e a tutto soffrire per Gesù Cristo. Sappiate, cari amici della croce, che quelli tra voi che non hanno questa volontà ferma camminano con un piede solo, volano con un'ala sola. Se qualcuno vuol venire dietro a me, che mi sono umiliato e spogliato di me stesso, dietro a me che sono venuto nel mondo soltanto per abbracciare la croce, ecco, io vengo per collocarla nel profondo del mio cuore, per amarla fin dalla mia giovinezza, per ricercarla durante la vita, come sono angosciato finché non sia compiuto, per portarla con gioia e preferirla a tutte le consolazioni e delizie del cielo e della terra. Preghiamo, adoriamo la tua croce, Signore. Adoriamo la tua croce, Signore. Croce misericordiosa, adoriamo la tua croce, Signore. Albero della passione, adoriamo la tua croce, Signore. Trono del regno, adoriamo la tua croce, Signore. Scettro della maestà divina, adoriamo la tua croce, Signore. Quarta stazione, Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone disse a Maria: una spada ti trapasserà l'anima. Dalla lettera degli amici della croce di San Luigi di Morfò. Prenda la sua croce, la sua, sia egli uomo sia donna, prenda con gioia, stringa con ardore e porti con coraggio sulle spalle la propria croce, la propria, non quella di un altro, la sua croce, quella cioè che la mia sapienza gli ha disposto con misura, calcolo e peso. La sua croce, quella di cui ho misurato io stesso con molta precisione le quattro dimensioni: spessore, lunghezza, larghezza e profondità. La sua croce, quella che io stesso ho tagliato con atto di amore infinito dalla croce che portai sul Calvario. La sua croce, che è il massimo dono che io possa fare ai miei eletti sulla terra. Preghiamo insieme. Intercedi per noi, o Maria. Intercedi per noi, o Maria. Madre della Chiesa che soffre e spera,
intercedi per noi, o Maria. Madre di Cristo, umiliato e glorificato, intercedi per noi, o Maria. Madre di Dio e dell'umanità, intercedi per noi, o Maria. Se tu la mano pianto nella dolente madre che ci lascia le squadre Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano, presero un certo Simone di Cirene che tornava dai campi, e gli posero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Montfort. Prenda la sua croce, non deve cioè né trascinarla, né scollarsela, né ridurla, né nasconderla. Deve invece tenerla ben alta in mano, senza impazienza e tristezza, senza lamenti e borbottamenti volontari, senza diminuzioni e sotterfugi naturali, senza vergogna e rispetto umano. Prenda la sua croce, la ponga sulla fronte, ripetendo con San Paolo: quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. La ponga sulle spalle a imitazione di Gesù Cristo, perché la croce diventi l'arma per le sue conquiste e lo scettro del suo impero. La ponga infine nel cuore, con l'amore, per trasformarla in un roveto ardente che bruci giorno e notte nel puro amore di Dio, senza mai consumarsi. Prenda la sua croce, non vi è nulla infatti di tanto necessario, nulla di tanto utile e dolce, nulla di tanto glorioso quanto il soffrire per Gesù Cristo. Preghiamo insieme. Signore pietà. Signore pietà. Signore Gesù, uomo dei dolori, che sei venuto non per giudicare ma per salvare il mondo, Signore pietà. Pietà. Signore Gesù, uomo dei dolori, che per noi, per ridarci la dignità regale, ti sei umiliato fino alla morte di croce, Signore pietà. Signore Gesù, uomo dei dolori, donaci di riconoscerti nei fratelli umiliati e offesi nella loro dignità, Signore pietà. La voce tua volta.
questa stazione Gesù è asciugato dalla Veronica. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Non ritrassi il mio volto dall'ignominia e dagli sputi. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Morfò. Non vi sentite affascinati, cari amici della croce, di essere gli amici di Dio, o almeno di volerlo diventare? Decidetevi dunque a bere il calice che bisogna necessariamente sorbire per divenire tali. Bevvero il calice del Signore e diventarono amici di Dio. Beniamino, il prediletto, ricevette il calice. Gli altri suoi fratelli ebbero solo il grano. Il discepolo prediletto di Gesù Cristo ebbe in dono il suo cuore. Salì il Calvario e bevve il calice. Potete bere il calice? Certo, è bene desiderare la gloria di Dio, ma desiderarla e chiederla senza decidersi a soffrire. È domanda irragionevole e senza senso. Non sapete quello che chiedete. È necessario attraversare molte tribolazioni. Sì, è necessario, è indispensabile. Dobbiamo entrare nel regno di Dio per mezzo di molte tribolazioni e croci. Preghiamo insieme. Adoriamo la tua croce, Signore. Adoriamo la tua croce, Signore. Bastone del buon pastore. Adoriamo la tua croce, Signore. Arma della pace e della vittoria. Adoriamo la tua croce, Signore. Altare del sacrificio. Adoriamo la tua croce, Signore. Mensa per l'offerta sacrificale. Adoriamo la tua croce, Signore. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Egli ha portato i nostri mali, ha sopportato i nostri dolori, e noi l'abbiamo considerato un battuto, colpito da Dio e umiliato. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Montfort. Amici della croce, alunni di un Dio crocifisso, il mistero della croce è sconosciuto ai gentili, respinto dagli ebrei è disprezzato dagli eretici e dai cattivi cattolici. Eppure, è questo il grande mistero che dovete apprendere alla scuola di Gesù Cristo e che solo da Lui potete imparare. Solo Gesù Cristo, con la sua grazia vittoriosa, può farvi conoscere e gustare tale mistero, alla scoperta di un sì gran maestro.
Diventate dunque esperti in questa scienza sovraeminente, e con essa possederete tutte le altre scienze, perché questa le racchiude tutte in modo sublime. Chi di voi sa portare meglio la croce, anche se analfabeta, è il più sapiente di tutti. Udite il grande apostolo Paolo, dopo il ritorno dal terzo cielo, in cui ha conosciuto misteri nascosti persino agli angeli, esclama di non sapere nulla e di non volere conoscere altro se non Gesù Cristo crocifisso. Consolati, uomo non istruito, donna senza titoli di studio, se sai soffrire con gioia, ne sei più di un professore universitario che non sappia soffrire bene come te. Preghiamo insieme. Intercedi per noi, o Maria. Intercedi per noi, o Maria. Maria, fiducia di chi spera in te. Intercedi per noi, o Maria. Maria, fortezza di chi confida in te. Intercedi per noi, o Maria. Maria, salvezza di chi si rifugia in te. Intercedi per noi, o Maria. Ottava stazione. Gesù incontra e consola le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, rivolto verso di loro, disse: non piangete per me, ma per voi stesse e per i vostri figli. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Morfò. È onore grande per voi l'essere membro di Gesù Cristo, un onore, però che esige anche la vostra partecipazione alla croce. Il capo è coronato di spine e le membra vorrebbero coronarsi di rose. Il capo è deriso e coperto di fango sulla via del Calvario e le membra sarebbero cosparsi di profumi sui seggi regali. Se vi lasciate guidare dallo stesso spirito di Gesù Cristo, vostro capo coronato di spine, se vivete la sua stessa vita, dovete aspettarvi spine e chiodi, in una parola, solo la croce. Perché bisogna che il discepolo sia trattato come il maestro e il membro come il capo. Se dunque il cielo vi offrisse insieme, come fece a Santa Caterina da Siena, una corona di spine e una corona di rose, come lei sappiate scegliere, senza esitare, la corona di spine, e conficcatevela per bene sul capo, per assomigliare a Gesù Cristo. Preghiamo. Signore pietà. Signore pietà. Oh, compassionevole legno verde che bruci d'amore, perché noi rinasciamo alla vita di Dio. Signore pietà. Oh, compassionevole, che ti unisci al pianto umano per il peccato e l'ingiustizia. Signore pietà. Oh, compassionevole, continua a far risuonare in noi l'ammonimento rivolto alle donne perché costruiamo con te la via della pace. Signore pietà.
Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro dei Salmi. Toglimi Dio dal fango perché non vi affondi. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Montfort. Voi siete i templi dello Spirito Santo, lo sapete. Sapete anche che, come pietre vive, dovete essere impiegati da questo Dio di amore per la costruzione della Gerusalemme celeste. Aspettatevi dunque di essere tagliati, scalpellati e cesellati dal martello della croce. Diversamente rimarreste come pietre grezze che non servono a nulla, sono disprezzate e si gettano via. Forse il divino architetto, esperto e benevole, vuol fare di voi una delle prime pietre del suo eterno edificio e uno dei ritratti più belli del suo regno celeste. Lasciatelo dunque fare, egli vi vuole bene, sa quel che fa, è esperto. Tutti i suoi colpi sono abili e guidati dall'amore. Non dà nessun colpo a vuoto, non dà nessun colpo a vuoto, a meno che voi non lo rendiate tale con la vostra mancanza di pazienza. Preghiamo insieme. Adoriamo la tua croce, Signore. Adoriamo la tua croce, Signore. Prezzo della nostra redenzione. Adoriamo la tua croce, Signore. Ancora di eternità. Adoriamo la tua croce, Signore. Pegno della risurrezione. Adoriamo la tua croce, Signore. Scala celeste. Adoriamo la tua croce, Signore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Divisero le sue vesti tirandole a sorte.
dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Morfò. Lo Spirito Santo paragona la croce, ora al ventilabro, che separa i chicchi del grano dalla paglia e dalla pula. Lasciatevi quindi scuotere e sbattere qua e là senza resistere, come il grano dal ventilabro. Adesso siete nel ventilabro del padre di famiglia, presto sarete nel suo granaio. Ora il fuoco che elimina la ruggine dal ferro con la vivacità della fiamma. Il nostro Dio è un fuoco divoratore che rimane nell'anima per mezzo della croce, a fine di purificarla senza consumarla, come avvenne nel passato per il roveto ardente. Ora il crogiolo di una fucina, dove l'oro genuino si raffina e l'oro falso svanisce in tè di fumo. Quello genuino sopporta pazientemente la prova del fuoco, mentre quello falso innalza fumo contro le fiamme. Nel crogiolo della tribolazione e della tentazione, i veri amici della croce sono purificati con la loro pazienza, mentre i suoi nemici si dileguano in fumo con la loro insofferenza e le loro proteste. Preghiamo insieme. Intercedi per noi, o Maria. Intercedi per noi, o Maria. Vergine che conosci il dolore e l'angoscia, intercedi per noi, o Maria. Vergine che conosci l'esilio e l'illuminazione, intercedi per noi, o Maria. Vergine che conosci la povertà e il sacrificio, intercedi per noi, o Maria. Guardami, Dio, Decima stazione, Gesù è crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Giunti sul luogo detto Calvario, vi crocifissero Gesù e due malfattori. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Montfort. La croce diventa per voi un giogo molto dolce che Gesù Cristo porterà con voi. Essa si trasformerà come in due ali dell'anima per farla salire verso il cielo, come nell'albero della nave per farvi giungere felicemente e facilmente al porto della salvezza. Portate con pazienza la croce ed essa illuminerà le tenebre del vostro spirito. Portate con gioia la croce e sarete infiammati dall'amore di Dio. Non si colgono rose se non tra le spine, e come legno da esca il fuoco. Così solo la croce alimenta l'amore di Dio. Ricordate dunque questa bellissima massima delle imitazioni di Cristo. Quanto più ti farai violenza soffrendo pazientemente, tanto più crescerai nell'amore di Dio. Portate con gioia la croce, troverete in essa la forza vittoriosa contro la quale non potrà resistere nessun vostro nemico e gusterete una dolcezza incantevole e senza pari. Sì, fratelli, sappiate che il vero paradiso terrestre sta nel soffrire qualcosa per Gesù Cristo. Credete a Dio, cari fratelli, quando si soffre con gioia per Dio, al dire dello Spirito Santo, la croce diventa perfetta letizia per tutti. Preghiamo insieme. Signore pietà, Signore pietà, Signore crocifisso, la tua ora rivela in pienezza il disegno del Padre. Signore pietà, Signore crocifisso, innalzato sul Golgota,
Signore, pietà, segno universale di salvezza e di speranza. Signore, pietà. Signore crocifisso, donaci di essere presenti dove la tua croce chiama. Signore, pietà. Dodicesima stazione, Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, e imbevutala di aceto, la fissò su una canna, e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù gridò a gran voce dicendo: Padre, nelle tue mani consegno il tuo spirito. Detto questo, spirò. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Morfò. Potete, anzi, dovete chiedere la sapienza della croce, quella scienza gustosa ed esperienziale della verità che consente di vedere alla luce della fede anche i misteri più nascosti, come quello della croce. A tale sapienza si giunge solo attraverso molte fatiche, profonde umiliazioni e fervorose preghiere. Certamente avete bisogno di quell'animo generoso che fa portare con coraggio anche le croci più pesanti, di quello spirito buono e dolce che permette alla cima dell'anima di gustare le stesse amarezze più ripugnanti. Avete bisogno di quel cuore puro e saldo che va in cerca soltanto di Dio, di quella scienza della croce che tutto... In una parola...
vi occorre quel tesoro infinito che attira l'amicizia di Dio, a quanti ne fanno buon uso. Domandate allora la sapienza e domandatela insistentemente e con forza, senza esitare né dubitare di ottenerle, le otterrete certamente. In tal modo vi apparirà chiaro dall'esperienza come può succedere di desiderare, cercare e gustare la croce. Preghiamo insieme, adoriamo la tua croce, Signore. Adoriamo la tua croce, Signore. Albero perennemente fiorito, adoriamo la tua croce, Signore. Albero che fa fiorire la vita, adoriamo la tua croce, Signore. Albero che sostiene il grappolo divino, adoriamo la tua croce, Signore. Albero del cibo immortale, adoriamo la tua croce, Signore. Tredicesima stazione, Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Giuseppe d'Arimatea, discepolo di Gesù, ottenne da Pilato di poter togliere il corpo di Gesù. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Montfort. Traete profitto dalle piccole croci, più che dalle grandi. Dio non considera tanto la sofferenza in se stessa, quanto il modo con il quale viene accettata. Soffrire molto o poco, ma soffrire per il Dio, e soffrire da santi. Se è vero che si può scegliere tra le croci, ciò vale in modo particolare per quello che per quelle che sono piccole e nascoste, quando si presentano insieme con altri grandi e vistose. In realtà non è facile per l'orgoglio naturale domandare, cercare, scegliere e abbracciare le croci grandi appariscenti, ma scegliere e portare con animo gioioso le croci piccole e oscurare è possibile soltanto con grande grazia e fedeltà a Dio. Ricavate cioè profitto da tutto, non lasciate perdere neppure la minima parte della croce, non fosse che una puntura di spildo, una piccola scortesia del vicino, un'insignificante e involontaria offesa ricevuta, la perdita di pochi spiccioli, un lieve turbamento dell'anima, una momentanea stanchezza del corpo, un leggero malanno fisico. Anche di fronte alle piccolissime avversità dite: Dio sia benedetto, Signore ti ringrazio. Poi nascondete la croce accettata nella memoria di Dio e ricordatevene solo per dire grazie oppure misericordia. Preghiamo insieme, intercedi per noi, o Maria, intercedi per noi, o Maria. Maria, aiuto e conforto dei morenti, intercedi per noi, o Maria. Maria, aiuto di chi è solo nel dolore, intercedi per noi, o Maria. Maria, aiuto di chi è disprezzato e rifiutato, intercedi per noi, o Maria. Thank you.
14ª stazione. Gesù è posto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giuseppe d'Arimatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un lenzuolo bianco e lo depose in un sepolcro nuovo. Dalla lettera agli amici della croce di San Luigi di Montfort. Con una mano onnipotente e con somma saggezza Dio vi sostiene, mentre l'altra vi colpisce con una mano mortificata, con l'altra vivifica. Egli abbatte e solleva, e le sue braccia si estendono con dolcezza e con forza all'inizio e alla fine della vostra vita. Con dolcezza, perché non permette che siete tentati e afflitti oltre le vostre possibilità. Con forza, poiché vi concede una grazia potente, adeguata alla violenza e alla durata della tentazione e dell'afflizione. Con forza ancora, perché come Dio dice, con l'animo della sua Santa Chiesa, egli diviene per voi sostegno sull'orlo del precipizio che vi si apre dinanzi, compagno sulla strada nella quale vi potreste smarrire, ombra nella calura che vi brucia, protezione contro la pioggia che vi bagna e il freddo che vi intirizzisce, sostegno nella stanchezza che vi opprime, soccorso nelle disgrazie che vi capitano, bastone nei passi sdrucciolevoli e porto nelle tempeste che minacciano di rovinarvi e di farvi naufragare. Preghiamo, Signore pietà, o Padre che accoglie nel tuo seno il figlio come il chicco caduto in terra per portare molto frutto. Signore pietà, Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio che fecondi il silenzio di Cristo nel sepolcro. Signore pietà, Santa Maria, Vergine del Silenzio, implora per noi la tua fede nella parola, la tua speranza per il regno e il tuo amore a Dio e all'uomo. Con te invochiamo, Signore pietà. Signore, la tua benedizione su noi, che hai riscattato con la morte del tuo figlio. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Insieme, anima di Cristo santificami, corpo di Cristo salvami, sangue di Cristo inebriami, acqua del costato di Cristo lavami, passione di Cristo confortami. O buon Gesù, esaudiscimi, dentro le tue piaghe nascondimi, non permettere che io mi separi da te, dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami, fa che io venga a te per lodarti, con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, benediciamo il Signore. Thank you.
Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la vostra santa.